Domenica scorsa all'Olimpico contro la Lazio, Morimoto ha avuto la sua grande occasione per mettersi in mostra. Il peso dell'attacco rossazzurro è stato tutto sulle sue spalle, in concomitanza con l'assenza per squalifiche di Maxi Lopez. Il giapponesino si è dannato l'anima, troppo isolato in avanti, ha avuto poche opportunità per concludere verso la porta avversaria, ma ha dimostrato comunque tanta volontà e desiderio di rendersi utile alla causa etnea, anche se le solite sirene di mercato lo danno in partenza nel prossimo mercato di gennaio. Con la domenica come risultato sono contento, abbiamo pareggiato una partita difficile, così una squadra molto molto forte, come risultato sono contento, però personalmente potevo fare molto meglio, devo tenere più palla, devono salire squadra, potevo fare molto meglio, però come risultato sono contento. Io penso sempre fare bene sul campo, ma quello mercato pensano sempre società, cioè io penso fare bene sul campo. Domenica prossima alla Massimino, nel posticipo serale della domenica, arriva la blasonata Juventus. Squadra certamente ostica, quella allenata da Del Neri, ma il Catania sogna l'impresa. Quando giochiamo dentro casa, noi dobbiamo vincere per forza, qualsiasi squadra, anche contro la Juve. Domenica arrivano grande squadra, noi facciamo veramente nostra partita, andiamo a vincere questa partita. Intanto la Juventus, prossimo avversario dei rossazzurri, è impegnata in Europa League contro i polacchi dell'EC. I bianconeri inseguono la qualificazione. Anche gli altri hanno fatto benissimo nel nostro girone, per cui ancora siamo in corsa, vogliamo passare il turno, ci teniamo, andiamo a fare una bella partita a Poznan. Io ci ho giocato con l'Udinese, faceva molto freddo, mi dicevano che domani ancora di più, per cui non c'è modo di prepararsi a una situazione del genere, si scende in campo e si gioca. Annunziata la prima seduta di allenamento della settimana per il Catania in vista della gara casalinga con la Juventus, in programma domenica sera con inizio alle 20:45. A riguardo è già scattata venerdì scorso la prevendita, che ha fatto registrare una massiccia adesione, come da consuetudine nell'imminenza del confronto con la vecchia signora. Partita che riveste un fascino particolare, quella che si giocherà al Massimino, dove i bianconeri non perdono dal 27 settembre del 1964. Un record che il Catania intende interrompere, a giudicare dalle parole pronunciate da Alvarez prima della seduta di oggi. Io penso in vincere sempre, in portare tre punti a casa. Dopo si pareggiamo, perdiamo, vediamo. Penso che noi questa settimana la prepariamo la partita per vincere. Però anche per loro può essere una partita difficile. Noi in casa siamo forti e, come ho detto prima, noi giochiamo per vincerla. Le indicazioni positive ricavate dal tecnico Giampaolo nel pomeriggio odierno riguardano le condizioni di Carboni, Del Vecchio e Pesce, che hanno lavorato in gruppo. Allenamento differenziato per Spolli, in palestra per Bellusci, Giama e Mascara, terapie per Augustin.